Il Regno del Kebab, Piazzetta Perna 7-8, via Carducci, angolo via Piave, chiuso il martedì. Ma è una sentenza che a mio avviso è dirimente in questo processo. Una sentenza che afferma che un terzo soggetto non coinvolto nelle intercettazioni non può essere assolutamente condannato e neppure incriminato laddove non ci siano intercettazioni che lo riguardino. Quindi ritengo che con questa sentenza pronunciata da questo tribunale presieduto dal dottor Mastrocola abbiamo messo una pietra miliare sulla speranza di vedere l'Avellino prosciolto in un processo e come tutti sapevamo e come ho sempre riferito era severo per la richiesta della procura, quindi io mi ritengo molto soddisfatto dell'andamento processuale e i vostri volti confortano queste mie valutazioni di ottimismo. Con questi signori non hai mai la certezza di arrivare ad un risultato definitivo. La prova evidente è che nonostante tutte le memorie che abbiamo presentato, tutte le audizioni che abbiamo fatto, la procura quello ha chiesto e quello ha continuato a chiedere. Secondo me continuando a sbagliare in maniera incredibile, però questa è la mia valutazione naturalmente, io non faccio l'avvocato, so soltanto che non abbiamo fatto niente, per cui continuare a richiedere retrocessioni, penalizzazioni, inibizioni, veramente mi sembra di vivere un mondo veramente strano, mi sembra di vivere. Cioè non c'è una persona che dice che ha mai visto Taccone parlare con qualcuno di loro, cioè mi sembra veramente sconcertante, quando uno fa una difesa, voglio dire, una persona che commette un crimine, poi trova delle soluzioni per cercare di difendersi. Io e l'avvocato qui chiacchi, abbiamo avuto difficoltà a difenderci, da che cosa? Ma da che cosa se non c'è niente? Come fai a difenderti dal nulla?